medaglia. Comando del maestro maresciallo capo Lorenzo Sebastianotto, che ringraziamo la compagnia d'onore della 64esima compagnia del battaglione Alpini Feltre del 7° Alpini, compagnia al comando del capitano Monica Segatto, ufficiale di Vittorio Veneto, che comanda questa formazione d'onore del 7° Reggimento Alpini, che sta per entrare nel teatro delle operazioni, possiamo dire. Ed ecco i gonfaloni, il gonfalone decorato del comune di Belluno, portato dal sindaco Giacomo Cassano, il gonfalone della città di Pelle, scordato il sindaco Sabrina Belluno. Numeroso, Mario Pinta anche nelle foto.
180 i gagliardetti di gruppi alpini che stanno sfilando in questo momento davanti a voi, signori. La sfilata procede in un momento importante. Verso quelle vicende, ma il cuore anche che va avanti verso il futuro. Ed ora ancora passa la storia, signori, su queste camionette. Rappresentanti di associazioni, dei combattenti reduci e dell'associazione dei reduci della campagna di Russia. Ecco la gloriosa bandiera della Russia, dei reduci stessi di Russia. Salutiamo. Grazie amici per essere con noi. Che ancora continuate a dare a 90 anni passa con fierezza, con tenacia. Guarda che arrivano le camionette adesso. Sta per entrare in Piazza dei Martiri. Eccolo qua con le camionette, con i reduci, con il presidente dell'associazione reduci di Russia, Massimo Facchini, e i suoi amici, il corpo bandistico della città di Belluno. Sta per entrare in Piazza dei Martiri, simbolo della Brigata Cavour. Ed ecco i vari reparti. Questa ovviamente è una cosa.